Eccoci ancora sulle fonti TV con il fatto di Marcotti. Saluto subito Giancarlo Marcotti, naturalmente con me per questo nostro format. Ciao Giancarlo, bentrovato. Ciao Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Guarda, oggi ti do subito la parola perché ho una scaletta veramente ricca e allora non voglio tralasciare nulla. Allora, intanto partiamo un po' da, come sempre facciamo, da un'analisi dei mercati, che ovviamente hanno sempre gli investitori, di conseguenza i mercati, timori di una recessione, questa parola che è sempre lì, no? Che per ora ovviamente non è ancora tangibile al 100%, ma insomma è sempre, come dire, fa eco in tutte le nostre giornate. Peraltro la uniamo a un'altra parola che invece è ben presente, quella dell'inflazione, e possiamo ragionare, e poi ti do la parola, su il dato che è stato pubblicato ieri dall'America, dove l'inflazione è scesa, ma insomma pochissimo, dall'8,5 all'8,3, e peraltro si attendeva una discesa un po' più evidente, invece siamo ancora diciamo stabili sull'inflazione, dove stabile in questo caso è negativo, perché dovremmo vedere un calo. Allora partiamo da qui e con i timori che i mercati hanno evidentemente in questo momento, Giancarlo. Beh, cioè, se andiamo a vedere le performance dei principali indici internazionali, insomma, dobbiamo prendere paura, quindi siamo oramai ad un passo, penso, dal quel cosiddetto mercato orso, insomma, quando il mercato scende di oltre il 20% dai massimi. Quindi obiettivamente, insomma, quello che è successo sia sui mercati azionari ma anche su quelli obbligazionari è già qualche cosa di estremamente pesante, cioè da non sottovalutare. Certo, la questione dell'Ucraina ha spostato un po' l'attenzione delle persone, ma se non ci fosse stata la questione ucraina si parlerebbe di questo crollo delle borse, perché anche ci sono delle giornate che iniziano anche bene e poi dopo alla fine vanno sempre a finire male. Questi sono segnali che devono essere tenuti in estrema considerazione. Quindi da quel punto di vista lì insomma, molta preoccupazione. Dal punto di vista economico, non finanziario, anche lì non è che possiamo essere granché ottimisti, perché abbiamo visto che, come hai detto tu, si ricomincia a parlare, almeno a pronunciare il termine recessione, che insomma era un termine che non solo non prendevamo in considerazione fino a qualche mese fa, ma che prendevamo in considerazione l'esatto contrario, cioè questo è un aspetto. No, nemmeno, esatto, no, questo è importante, perché nemmeno, banalità delle banalità, ma insomma nemmeno con la pesante crisi legata al Covid, no? Avevamo ipotizzato che ci potesse essere recessione, anzi, come hai detto tu Giancarlo, Covid, diciamo, tutto sommato nel periodo del Covid abbiamo tenuto un po' la barra dritta, poi dopo abbiamo, come dire, tirato un sospiro di sollievo dicendo beh, adesso tutto sarà in discesa, nel senso possiamo cominciare a vedere la luce in fondo al tunnel, invece insomma è successo tutto il contrario. Ma domanda così tranchanza, che te ne faccio per magari aprire altre riflessioni, dobbiamo veramente aver timore di una recessione vicina, o ancora possiamo insomma temporeggiare nell'avere questa evidenza? Io un po' la temo, nel senso che il fatto è che è legato, tutto questo è legato ad un aumento generalizzato dei prezzi al consumo, che, come hai appena detto, tende a non scendere, insomma, anzi a restare su livelli molto elevati. Adesso negli Stati Uniti quell'8,3%, ma sappiamo che in Europa ci sono dei paesi al 10%, altri paesi come il nostro fortunatamente ad un livello un po' più basso, ma comunque è chiaro che con il prossimo mese finiranno le operazioni della Banca Centrale Europea, e con il mese di luglio
o comunque insomma entro il terzo trimestre dovremmo anche assistere ad aumenti dei tassi. Quindi dal punto di vista economico l'aumento dei tassi vuol dire mettere un po' in difficoltà le aziende, perché chiaramente sono le aziende ad essere maggiormente influenzate da una variazione del tasso di interesse. Quindi, certo. Insomma, e infatti guarda, è comparso proprio spread alle stelle, adesso lo spread sta un po' calando, ma insomma siamo vicini ai 190 punti base e in ogni caso abbiamo visto proprio la salita del differenziale tra BTP e Bund. Ovviamente BTP e non solo i titoli di Stato, che insomma il decennale americano è arrivato al 3%, l'ha superato in realtà, adesso è sceso, il decennale italiano adesso è sotto il 3%, ma siamo vicinissimi al 3%, quello che stavi dicendo tu, no? E ci ho aggiunto anche la Banca Centrale Europea, che diventerà a breve falco, o quasi, appunto l'ho messo tra parentesi il quasi. Sì, allora diciamo che dopo decenni, non proprio decenni, ma insomma dal 2014, dopo 8 anni di tassi a zero, fare uno zero virgola e chiamarle falco è un po', vabbè, però insomma sì. Quasi, falco, infatti vedi che allora ho fatto bene a mettere qui il quasi, dai, non proprio falco. No, esatto. Diciamo un falco con gli artigli un po' meno affilati, mettiamola così. Esatto, un po' falco tra virgolette. Ma comunque sì, no, è chiaro il tuo intento, cioè entriamo in una situazione differente nel quale i tassi aumentano e quindi possiamo appunto utilizzare quel termine. La realtà è che teoricamente per abbattere l'inflazione l'aumento dei tassi dovrebbe essere significativo, ma come dicevo prima, se aumentiamo fortemente i tassi è chiaro che mettiamo in difficoltà le aziende e il comparto produttivo. Quindi è la solita questione, ma questa è l'economia, sai che si diceva l'economia bellezza, nel senso che ad ogni iniziativa, diciamo, ad ogni operazione si hanno sempre degli aspetti favorevoli, ma anche degli aspetti contrari, cioè quindi non possiamo pensare che ci siano cose che ci fanno solo che bene. Ci sono l'aumento dei tassi, chiaramente andrà a combattere l'inflazione, ma ovviamente andrà invece ad aumentare l'eventuale probabilità di recessione e andrà senz'altro ad incidere sulle aziende e sui profitti aziendali. Quindi insomma la Banca Centrale Europea deve fare molta attenzione, questo assolutamente. Allora, visto che stiamo parlando dell'Europa, affrontiamo un'altra notizia, sono curiosa di sapere cosa ne pensi. Per la regia è il titolo sull'Unione Europea, perché la Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea, ha parlato della necessità di superare l'obbligo, perché per ora parliamo di questo, c'è l'obbligo all'unanimità, ma probabilmente è una cosa che sappiamo bene o male tutti, nelle decisioni più importanti della politica europea, cioè quando bisogna prendere decisioni ovviamente che riguardano la difesa, l'economia eccetera, insomma ci deve essere un accordo generale di tutti i paesi membri, altrimenti voglio dire ciascuno potrebbe fare quello che vuole, detto proprio banalmente terra terra. E nel suo intervento invece alla cerimonia di chiusura, proprio nella conferenza sul futuro dell'Europa, ha proposto questo, dice: noi dobbiamo andare ancora oltre, cioè in alcuni settori, lei sostiene, Ursula von der Leyen, che non abbia senso avere l'unanimità, quindi la decisione come dire uguale da parte di tutti i paesi, per questo, perché per agire più velocemente, perché altrimenti passaggio dopo passaggio insomma a volte ci sono delle decisioni che richiedono immediatezza. Allora, cosa ne pensi? Ma Manuela, tu hai descritto perfettamente il motivo per cui l'Unione Europea, io dico, non funziona, ma è ovvio, cioè Non ne usciamo, o si fa un'unione di questi paesi, una vera unione, quindi i famosi Stati Uniti d'Europa, e allora essendo un unico Stato si creano anche così gli strumenti per farlo funzionare, oppure se rimaniamo Stati diversi, questa non può essere che la conclusione, cioè
arriviamo al patto che per forza su qualsiasi decisione ci siano dei problemi. Abbiamo messo l'unanimità giustamente perché chiaramente non dovevamo, dovevamo dare uguale dignità a tutti i paesi, cioè se non mettiamo l'unanimità è chiaro che il paese che pesa di più ha una maggior forza. Però sappiamo che se mettiamo l'unanimità è chiaro che facciamo diventare tutto poco efficiente, perché insomma per accontentare tutti ci vuole più tempo. L'Europa in questo momento, da sempre diciamo, è una gigantesca burocrazia. Io sono certo, tu avrai visitato anche tu Bruxelles. Sì. Bruxelles è proprio l'emblema, è una città che vive sulla burocrazia, è un'enorme città tutta burocratica, non so come dire. E sì, questo sì. Fatta di tanti passaggi, sappiamo purtroppo, perché in Italia l'abbiamo anche noi, quindi tanti passaggi, tanti step che allungano le decisioni, soprattutto quelle più importanti. Esatto, è anche un po' così negli Stati Uniti, cioè se si va da uno statunitense, per lui Washington è la sede della burocrazia, insomma, e beh, è anche ovvio, anche lì certamente non è che, voglio dire, uniamo tutto e immediatamente tutte le cose funzionano perfettamente. È chiaro, anche gli Stati Uniti hanno i loro problemi, ma l'Europa è ovvio che ha quei problemi. Io, sapete come la penso, non sono neanche per l'Unione Europea, però chi è a favore dell'Unione Europea se ne faccia una ragione, non così non funziona. Così non funziona. Peraltro, perché ovviamente si è posto questo problema in questo specifico momento, perché stiamo assistendo all'indecisione di portare avanti appunto l'embargo al petrolio russo, che dovrebbe essere contenuto nel sesto pacchetto di sanzioni. Beh, ma è chiaro, perché noi, Giancarlo, quante volte abbiamo parlato del fatto che l'economia dei singoli paesi è diversa, cioè ciascuno giustamente in base alla propria struttura, agli accordi internazionali, va un po' da sole. Quindi è chiaro che un embargo al petrolio russo totale, perché di questo si parlava, non mette d'accordo tutti i paesi, e quindi questo sta causando molti rallentamenti. I settori chiave, ricordiamo per chi non lo sapesse, per cui è necessario un voto unanime da parte di tutti i membri del Consiglio, ci sono l'adesione di nuovi paesi all'Unione, questioni riguardanti la politica estera, la difesa. È un tassello che insomma forse è meglio non toccare, perché sappiamo molto bene come manchi proprio una difesa comune in Europa, e quindi comunque quando bisogna prendere decisioni figuriamoci quanto ci vorrebbe, no? se ci fosse poi la possibilità di dire ciascuno la sua, e le sanzioni che si possono combinare a governi, enti o singoli individui. Ecco, questo giusto per dare qualche info in più. Però in questo momento appunto effettivamente l'unanimità sta rallentando su decisioni che hanno a che fare, no, con la situazione geopolitica in corso. Ma d'altronde i vari paesi hanno situazioni diverse. È quello che dicevo. Certo, sono paesi che possono stare senza il petrolio russo, ci sono paesi che vivono di petrolio russo, e finché non trovano ovviamente una soluzione, che fanno? Cioè, è detto proprio così, no? Questo insomma è... Perfetto, Manuela, non aggiungo altro, è così. In questo caso non avere l'unanimità creerebbe dei grossi problemi appunto ai paesi, no? Ad alcuni. Certo, ma d'altronde, cioè, fossimo nei panni appunto di quei paesi che dipendono praticamente al 100% dalle fonti energetiche russe, faremmo la stessa cosa, cioè... Ci vedremo costretti ad operare nella stessa maniera nel quale stanno facendo in questo momento appunto quei paesi lì, quindi è così, cioè se sono paesi diversi e se sono appunto riuniti in un'unione ma rimangono paesi diversi, è chiaro che ognuno cerca di tirare acqua al proprio mulino. Ma ripeto, succede questo negli Stati Uniti, per cui il Texas cerca di tirare acqua al proprio mulino, la Florida è a maggior ragione, e che comunque lì negli Stati Uniti
c'è un unico Stato federale fin quando vuoi, ma è uno Stato, e figuriamoci da noi dove invece non abbiamo un unico Stato, abbiamo certo. solo un'unione. Certo. Questo è il problema. Allora Giancarlo, un commento anche sul bonus di 200 euro, torniamo più ancora in casa nostra, per capire a chi spetta, le cose insomma principali da sapere. Ricordiamo che questo bonus di 200 euro è previsto dal decreto legge aiuti, che ovviamente il governo ha messo a punto per aiutare famiglie e imprese in questo momento di rincari. Siamo partiti proprio dall'analisi dell'inflazione, ma insomma è da mesi ormai che ne parliamo, e ovviamente va quindi a dare, come dire, un piccolo sostegno a chi in questo momento sta facendo più fatica. Il bonus arriverà in busta paga e a persone che hanno un reddito fino a 35.000 euro, parliamo di una platea di oltre 30 milioni di persone, e va ad aggiungersi al taglio previsto per il 2022 dello 0,8% dell'aliquota previdenziale sui dipendenti pubblici che hanno sempre la stessa retribuzione, quindi una retribuzione fino a 35.000 euro. Allora, un commento su questo, poi ci torneremo naturalmente. Serve, non serve? Sei d'accordo? Basta? Bonus, la parola bonus ci fa sempre un po', come dire, stare sul chi va là. Manuela, allora è chiaro che a una persona che gli arrivano 200 euro in più dice meglio prenderli che lasciarli, però io devo fare invece un ragionamento insomma un po' più così a 360 gradi. Perché io l'ho sempre detto, sono contrario ai bonus, e faccio anche un esempio. Il bonus Renzi, che dopo tutto erano 100 euro, ma noi l'abbiamo continuato a chiamare bonus Renzi. Cioè il bonus sembra che sia un regalo fatto da una persona. Adesso questi 200 euro li chiameranno bonus Draghi, ma nella realtà, cioè, io capisco che si vuole dare una mano a delle persone che hanno un reddito basso, e quindi diamogli una mano, e se uno dice meglio 200 euro che niente, e così via. Il problema è che secondo me in questa maniera, cioè aspettare che sia lo Stato che ci dà un bonus, che adesso non voglio essere offensivo, ma alcuni possono chiamarlo appunto una mancia, altri addirittura un'elemosina, ma indipendentemente dal fatto che appunto questo è un po' il gioco delle parti, no? Sì. di denigrarlo oppure meno, però obiettivamente un paese non può andare avanti a bonus, questo è fuori discussione, cioè noi dobbiamo creare lavoro, non bonus. No, certo. Diciamo che come sempre, no, la considerazione è bene il bonus, perché giustamente in un momento difficile fanno comodo questi 200 euro, ma dovrebbe essere inserito in un piano più lungimirante. Insomma, è chiaro che però torniamo sempre al discorso di partenza, coperta corta, possiamo tamponare le situazioni incrociando le dita che poi tutto passi. Diciamo che quando ci sono i momenti di pace, non insomma uso questa parola che servirebbe proprio per quello che sta succedendo in Ucraina, ma pace in generale, anche e soprattutto a livello economico, è lì che bisognerebbe andare a agire, ma insomma poi forse si rimanda sempre, e quando c'è l'emergenza ci troviamo a dire oh, e adesso che facciamo? Va bene, sai che su questo discorso siamo molto molto d'accordo sempre io e te. Grazie Giancarlo Marcotti, ti seguiamo su Finanza in Chiaro e ci sentiamo settimana prossima sulle Fonti TV. Ti ringrazio per essere stato con noi anche per oggi. Grazie a te Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie.